Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Shrek Super Slam. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Molte persone adesso stanno giocando e registrando Pokémon Arceus, gioco che ho ordinato perché ho trovato scontato di 20 euro, gioco che se tra l'altro volete portiamo sul canale. Ma non siamo qui a parlare di questo, siamo qui per giocare alla modalità storia di Shrek Super Slam. Perché specifico la modalità storia? Perché se partiamo con la mega sfida, sto tabellone non lo finiamo né ora né mai. Questo perché ogni singolo pezzo del tabellone ha 5 sfide. Più ci sono le battaglie contro i boss, più ci sono le battaglie torneo, non lo finiremmo né ora né mai su sto canale, sto gioco. Ma per amor di trama, quello che faremo noi è la modalità storia, che comprende questi capitoli, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 episodi. Quindi in un mese ce li facciamo tutti. Gatto con gli stivali cowboy sta dando il peggio di sé alla mela avvelenata. Fermalo. Madonna, quanto tempo che ho passato su sto gioco, perché c'erano delle partite nella modalità tabellone che non riuscivo a finire da bambino e ci ho messo una vita. Draghine, scendete giù di lì! È ora di andare a letto! Ora basta! Che belli modelli, sono quelli di Shrek 2 tra l'altro. Che cosa succede qui? Shrek, non ti avevo sentito entrare con tutto questo bim bom bam. Ehi, la volete smettere? Io, il reality show Survivor Sherwood Forest sta per iniziare. Si sta giocando. Manda a letto quei mostriciattoli in fretta. Hai provato a leggergli una bella favoletta? E se lo dice lui? Un novellino, ne hai ancora da imparare se pensi che questi selvaggi sputafuoco abbiano voglia di ascoltare le noiose vecchie favole di un tempo. Evviva la favola! Novellino, eh? Beh, la fortuna. E qua Shrek non è ancora padre, quindi. Draghine, ora lo zio Shrek vi leggerà una favola. Chi di voi vuole ascoltarla? Ma io sto bella io! Oh cazzo, è andato. Grandioso. E adesso che facciamo? Beh, potremmo creare noi le nostre storie. Beh, certo. Se volete la mia opinione, è davvero un'inutile perdita di tempo. Nessuno si addormenterà c'era mai ascoltando. Come stavo dicendo? C'era una volta, in un posto molto, molto lontano, un drago e un ciuchino che si misero a fare figli. Ora la racconto io la storia, sono Biscottino. Pinocchio che gioca a biliardo con il naso. Ehi, chiudi la porta, l'aria condizionata è accesa. Dammi un goccio del tuo latte migliore e un biscotto. Un biscotto. Latte e biscotti? Sei un mostro! Pinocchio lì in mezzo. Fatti un giro, ciurro. Questa è una questione tra me e la mia merendina. È andata male, palla di pelo! Finché qui sarò di servizio io, nessun biscotto verrà mai fatto a pezzi in questa città! È una legge un po' stronza, eh? Perché tu sei lo sceriffo biscotto e quindi nessuno deve mangiare più biscotti. Gnammete! Questo è troppo! Questo significa guerra! Biscotto contro gatto con gli stivali! In realtà è pan di zenzero, però vabbè, uguale, stessa roba. Pan di zenzero contro gatto con gli stivali! Che bello che è quel costume, tra l'altro! Aspetta! Spacco la faccia! Vieni qui che... Becca di questo, ora mi prendo il prosciutto. Oh no, il mio prosciutto! Dov'è andato? Niente, l'ho lanciato via per sbaglio. Vieni qui. Bastardo, è riuscito a schivare la mia mossa. Ehi! Come facevo a pararmi? Non mi ricordo. Ok, con R1. A parte che il gatto sta solo cercando di scappare. Madonna mia, quel colpo che dolore incredibile che fa.
Ancora un minuto! Preso in pieno! Madonna, non me lo ricordavo così semplice il primo combattimento io, eh. A parte che non sta facendo veramente nulla il gatto. Bastardo, vieni qui! Ma il gatto perché non combatte? Non capisco perché non sta combattendo il gatto. Sono abbastanza deluso. Vieni qui, maledetto. Ancora 10 secondi. Abbiamo vinto. Hai vinto. 3 punti su 0. Vabbè, non ci ha neanche provato. E queste sono le medaglie vinte. Prima ammazzata, prima colpire. Tempo da perdere, nessun problema. Hai sbloccato un nuovo costume per Pandi Zenzero. Hai sbloccato un nuovo costume per Gatto con gli stivali. Capitolo successivo. Scusami. No, non c'è la difficoltà. A parte che c'è il trailer di Over the Edge, gioco che abbiamo già registrato. Quindi è stato così semplice per nessun motivo. Vabbè, giusto per vedere se il combattimento può essere diverso, io un'altra sfida gliela darei. Dai, riproviamo la battaglia, magari. Magari sono stato solo fortunato. Vedi, adesso ha iniziato a colpire. Vieni, preso in pieno. Madonna mia, il tavolo. Aia. Molla quel prosciutto che lo voglio io. Grazie. Ecco fatto. Madonna, il modo migliore per colpire un nemico con la tua mossa da triangolo, lo slam, è sicuramente quando lui è a terra. Ancora un minuto. Ecco fatto. A parte che il gatto non combatte per niente. Cioè sta solo cercando di scappare il gatto. Ecco fatto. Sapete che tra l'altro, dopo che ho fatto il video di Shrek Super Slam la prima volta, quello in cui ve ne parlavo, ho scoperto che esistono in America, guarda un po', dei tornei di questo gioco. Ancora adesso. E uno dei personaggi più rotti che tutti usano è Cappuccetto Rosso. Cioè, sono rimasto sconvolto. Ancora 10 secondi. Ehi. Vabbè, il gatto non combatte. Vabbè, va bene così. Hai vinto! 5 colpi a questo giro, quindi voglio dire. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo alla prossima storia. Ciao a tutti!